possiamo iniziare tranquillamente, ma proprio senza alcun problema. Ma io inizio. Ma il mago nero, così. Giusto perché ci dobbiamo fare un video nei prossimi giorni, che così le persone possono anche andare a vedere. Possono anche metterli a confronto. Andiamo un po' a vedere. Ora, ovviamente, con il grammaio voi dovete sempre partire per secondi, signori. Rigorosamente ricordate, partite sempre per secondi, altrimenti poi uno fa, si mette un po' le mani nei capelli, allora il rank delle cose, e poi uno diventa, non piace. Se qualcuno non mi conosce, io sono Anto Show e oggi andiamo a vedere, ce l'avete chiesto in tanto, ragazzi, siete dei buon gustai in fin dei conti, siete dei porcellini alla fine dei conti, se andiamo a vedere, volete sempre i mazzi migliori, e allora andiamo a far vedere il nostro mitico Gren Maio, rispettivamente per il Master Duel. Ora, la prima cosa che andrei a fare in questa occasione, considerando che qui sotto ovviamente avrà quella solita combo stramaledetta con il circolo magico, ma soprattutto con l'anima immortale, io qui andrei molto tranquillamente, dal momento che abbiamo mostro resuscitato, utilizzerei per prima cosa i danger. Quando avete una mano gremita, una mano con tanti mostri, utilizzate sempre i danger, appunto perché vi fanno pescare, sono molto buoni, ma soprattutto anche se vi mandano via qualche carta, specialmente con i kaiju, sono veramente bellissimi. Qui ecco, c'è anche andata non troppo bene, dato che abbiamo preso due di queste, di questa carta, che è assolutamente fortissima, signoria, per carità. Però ovviamente incardina il nostro percorso su un altro bivio, no? Adesso dobbiamo stare attenti. Io qui potrei tranquillamente attaccare e far male ai mostri dell'avversario, o anche evocare questi signorini. Però potrei aspettare. Ho anche il mostro resuscitato. Considerando che abbiamo molte carte per esplodere, io aspetterei. Aspetterei che l'avversario, per l'appunto, no? Come in questo caso, con navigazione magica mi mette tanti mostri sul terreno per poi dare la stoccata finale con la signorina qui presente con la... Ora guardate, ha riempito il terreno, signori. Io vorrei veramente farvi vedere una roba incredibile. Questo programma è un qualcosa di incredibile per la simulazione, anche per Master Duel è davvero incredibile. Ok, va a distruggere il nostro mostro. Perché io ci sono andato molto molto tranquillo? Perché nel momento in cui attacca, nel momento in cui dovesse andarci a distruggere dei mostri, io ho comunque il mio bellissimo Gizmek Orochi, con cui poi molto volentieri potrei andare anche a difendermi. Adesso, ma basta e avanza la signorina Nessie. Ma quel che volevo fare, ecco per l'appunto, no? Quel che io volevo andare a fare è successo, signori, perché ha tutti questi bei mostri sul terreno. E a questo punto io possiamo andare, signori. La bellezza interiore, vogliamo andare a vivere questo momento magico e intenso. E allora, ragazzi, tutti insieme, con le braccia al cielo, via tutti i mostri dell'avversario. Andiamo a mettere la bellissima Dragalato di Ras Fear Mode. Questa è una carta veramente molto bella, che ci dimostra ancora una volta quanto sia importante in questo gioco saper non tanto attaccare, ma saper andare in cassa quando è il momento. Ora io ovviamente utilizzo il mostro resuscitato per andare a prendermi, beh, gli svuoto il cimitero dai suoi maghineri, perché no, dal momento che me li va anche a potenziare, quindi va assolutamente benissimo. Utilizzo Orochi. Ok, l'avversario ci mette avvertimento, ci ha utilizzato, ok, e si è rimesso in mano un suo mostro. Io potrei utilizzare tranquillamente lei, ma siccome ho 11 carte del mazzo, aspetto senza alcun problema, perché ora l'avversario si rievoca dal cimitero il signor Mago Nero, ma non c'è il minimo problema. Ora lei andrà a tornare sul nostro terreno al prossimo turno, no? Quindi questa è tutta una mossa ben incardinata per sì, ci metti il Mago Nero e va a bannare il suo stesso Mago Nero, quindi veramente i miei più vivi complimenti. Attenzione, mette anche grande occhio, però insomma, per mettere piccola strega apprendista, ma a noi quel che interessa, signore, che qualsiasi mossa lui fa torna sul nostro terreno a Dragalato di Ra, modalità spera. Perché questa carta è ottima? Perché nel momento in cui torna da noi non può essere né attaccata né bersagliata da effetti di carte. Questa è tanta roba, questa è veramente molta roba. Allora, a questo punto che potrei fare? Beh, direi che senza alcun problema potrei addirittura normalare lei. Non mi conviene, se vado a utilizzare Gizmek vado a rimanere solamente con due carte nel mazzo, ma senza alcun problema abbiamo questa comodità, abbiamo lei e attacchiamo con la signorina. Lui si utilizza giustamente Anima Immortale per andarci a bannare la signora qua, e quindi no, non dobbiamo assolutamente aspettare. Quando è così, signor, ovviamente è chiaro che il mazzo è anche un po' tricky, dovete saperlo utilizzare, e a seconda delle varie situazioni che si vanno a creare bisogna saper ben ponderare quando effettuare determinate mosse. Ora, noi considerando che abbiamo il nostro amico Gren Maio ancora nel mazzo, abbiamo fatto benissimo a non andare a bannare tutte le carte. Vedete, sta attaccando ora, signori, sta... Me l'ha distrutta, com'è possibile? Com'è possibile che me l'ha distrutta? No, aspettate! Non può essere distrutta lei! Ok, ok, benissimo, benissimo, ok.
andiamo a fare la rivincita, visto che fortunatamente Yu-Gi-Oh! Si basa su tre partite. C'è qualcosa che non cosa, perché non c'erano carte che negavano gli effetti sul terreno. Poi non so onestamente quello che va a succedere, però prendetelo per buono, ragazzi. È bello anche perché il bello del gioco è anche che, no, le cose strane che vanno a succedere, tutti i vari bug accadibili. Anche su Master Duel stava accadendo qualcosa del genere. Comunque calma, ragazzi, con molta calma. Ecco, sta iniziando anche in maniera molto prepotente con il mitico Drago 5 alla cristallo. Mette anche per via del mago con cui si va ad aggiungere la navigazione magica. Anche in questo momento ha iniziato proprio malissimo per noi, perché a questo signorino qui, che, signori, viva Dio, è uno dei mostri più forti di Yu-Gi-Oh! Che può. È addirittura indistruttibile dagli effetti delle carte. Una volta per turno può attaccare un mostro più forte di noi, acquisire il suo attacco e distruggere e negare un mostro che noi abbiamo. Insomma, tanta roba. Ma noi, signori, perché no? Abbiamo solo interrotto Kaiju senza alcun problema. Va a distruggere tutti e noi. Ci fa evocare due Kaiju sul nostro terreno. Ah, no, scusate, no, non va a distruggere il mostro avversario. Comunque, poco male, perché comunque va a togliere tutti. E a me quel che mi interessa, potrei anche utilizzare, perché no, potrei utilizzare, qui potrei fare effettivamente molte molte cose. Quel che più mi conviene fare adesso è utilizzare, lui mi utilizza navigazione magica, oh grazie al cielo, dai. E quindi, meglio ancora, noi attacchiamo non alla cristallo, signori, attaccate sempre i mostri che potete attaccare. E in main phase 2, la signorina main phase 2, posso andare a fare ancora una piccola evocazione normale. Ancora, signori! Cosa? La ciliegina sulla torta! Entra sul terreno dragalato, tira modalità sfera. E in questo momento posso andarmi a divertire. Ora, siccome prima però ho indugiato e l'ho presa in quel posto non meritatamente, perché era un bug del gioco, adesso però ci vado molto molto cattivo. Metto il mio bellissimo Drago Sincro alla cristallo e aspetto tranquillamente il prossimo turno. Ora l'avversario potrà ripartire, potrà fare robe. Vedi, non fa nulla invece, mette il mostro in posizione di difesa. È finita, signori, è finita. Decisamente. Adesso vado a pescare, ho addirittura un altro Gran Maio nella mano, e quindi a signore è fatto. Utilizzo il mitico mangiatore di milioni. Sì, signori, che non sono nel gruppo dei campioni, per prendetelo come un nostro regalo. Questo è il nostro extra deck, perlomeno quello che stiamo utilizzando per questa versione. Poi ovviamente sapete benissimo, noi andiamo sempre ad aggiornare e molto i nostri mazzi. Ora, visto e considerato che, visto e considerato, potrei anche utilizzare sonno interrotto kaiju per rimettermi un kaiju nella mano. Io potrei cercare di imprimere la stoccata finale, ma sì, ma proviamoci, abbiamo due gremmaio, signori. Eccolo qui sul terreno, signori. Ovviamente, come tutti sanno, la bellezza di questo mazzo sta nel fatto che poi c'è il signor gremmaio che, una volta che sono state bannate molte carte, si va a pompare in maniera indelebile. A questo punto, ecco fatto, vedete, senza alcun problema, si va tranquillamente a vincere, perché, signori, a me non interessa vincere tutte le partite, o meglio, che noi siamo, voglio dire, professionisti nel gioco, per quanto questa parola non mi sia mai piaciuta troppo, beh, quello si vede. A me interessa darvi chiavi in mano degli strumenti molto buoni. Potrei andare contro il Blue Eyes Chaos Max, contro il Blue Eyes Chaos Max, perché no? Perché no? Perché no, sono due giganti in qualche modo, quindi la bellezza è questa. Iniziamo per primo anche, no? Molti ci dicono tanto, ma questo mazzo, se va a iniziare per primo, è un macello, perché? Che succede? No, andiamo a vedere adesso. Effetto di uccello di tuono, ok. E questa che ci è capitata era anche una mano per partire per secondi, quindi ecco, Vado a utilizzare il mio amico, stavolta vado a bannare le giuste carte, sì, non troppo. Sì, sana fonda in questo caso non serve. Vado a mettere mangiatore di milioni, che non può essere, che quando viene attaccato va a bannare senza possibilità di ritorno. Ecco fatto, sì, andiamo a vedere quello che va a succedere. Ora siamo contro un Blue Eyes Chaos Max, attenzione. E quindi ci va a mettere mangio delle 10.000 mani. Lo sapevo che lo evocava subito, signori. Lo sapevo. Che razza di mazzi cattivi che noi abbiamo, Questo simulatore è fatto alla grande. Anche se sono dei bot, sono molto molto ben precisati su tutte le mosse che possiamo fare. Ed eccolo qui, signori. Siamo tutti contenti di vedere Blue Eyes Chaos Max. Madonna, signori. No, è fatta, signori. Altro che. Mi sono andato a mettere troppo nei casini. E ciao, signori, ha scambiato il controllo del nostro Cosmax. Bellissimo. No, penso che sia un bug, onestamente. Penso che sia un bug, perché, no, ricominciamo, perché andare, un po' buggato lo è però il gioco, un po' buggato, perché c'è andato, cioè, di solito come si performa quella combo? Si manda sul nostro terreno uno dei suoi incantation e poi lo si attacca con il Drago Cost Massimo.
quel caso non l'ha fatto, ci ha mandato direttamente il driver, quindi questo è assolutamente un bug, signori. A questo punto inizio mettendo nella mia mano il Bigfoot, ok, effetto di Bigfoot, ci ha mandato il Bigfoot, madonna signori, ok, non ci è andata benissimo, però anche in questo caso, signori, ecco fatto, posso utilizzare tranquillamente il mio mostro resuscitato per avere in mano, per avere sul terreno quantomeno un bigone da 3000. Ok, forse alcuni di voi diranno, questo mazzo comunque no, sicuramente il mazzo Gremmaio, così come ogni mazzo aggressivo sulla faccia di questo pianeta, al primo turno non vi fa come Virtual World o come per esempio Drytron, che va a mettere sto mondo e quell'altro, questo è chiaro. Però la bellezza del Gremmaio è ciò che lo rende meta e alla grande, insomma, per tutte le varie situazioni, è il fatto che riesce a sopravvivere molto molto bene anche ai famosi primi turni che potrebbero andare male. Ecco, ora si è riallineato molto bene il mazzo avversario. Ok, ci siamo messi nella situazione che volevamo, no? Abbiamo tutti i nostri signorini qui sul terreno con lui, che obiettivamente è un mostro molto molto forte, no? Ma non c'è problema. Ora, io utilizzo sempre Sphere Mode perché, per carità, è molto bello andare a mandare tre mostri direttamente sul terreno dell'avversario del cimitero senza possibilità di risposta, però ho anche i calci, signori, eh? Il Gremmaio è assolutamente un mazzo straordinario perché è uno dei pochi che può basarsi molto bene sui kaiju. Sappiamo bene che i kaiju sono tra i mostri a cui è più difficile rispondere al giorno d'oggi. Ok, potrei andare a fare in questo momento assolutamente Lancelot, signori. Ecco, quando siete in pieno controllo del match, avete ribaltato il board dell'avversario, dovete mettere lui. Perché? Perché lui, ogni volta che viene attivato l'effetto di una carta, all'inizio, il primo effetto che viene attivato, voi siete costretti, dovrete andare a staccare un materiale per negare quell'effetto. Ora, noi non è successo tutto questo e l'avversario ci ha comunque attaccato con Gadarla, però io lo preventivavo e infatti al turno dopo mi sarebbe tornata la Spear Mode, che speriamo stavolta non rimanga vittima del bug del gioco con cui l'avversario ce la può attaccare. Ma non penso può succedere qualcosa perché abbiamo evocato Gizmak, mettiamo il nostro amico Gremmaio che ha 7200, quindi insomma bella roba. Attenzione, utilizza capo espiatorio l'avversario per andare a difendersi. Bene, molto molto bene, molto bravo, e questo va a testimoniare ancora una volta la, insomma, la bella versatilità che hanno i mazzi su questo simulatore. Beh, a parte insomma una partita insomma buggata, ma che comunque do per persa perché con quella combo con lo scambia creature, insomma, sarebbe stato veramente incredibile. Non c'è andata troppo male, bisogna dire, attenzione, anche qui dice insaziabile, molto bene, mette l'incuribo, setta, ora l'avversario non può fare altro che coprirsi e lui ci mette giustamente l'incuribo con cui, avrebbe potuto andare a toglierci il mostro, però invece lo va a attaccare. Un pochetto, cioè qualche problema ce l'ha il gioco, signori, però a noi quel che ci interessa è andare a far vedere il mazzo come va a giocare, e finché è così, signori, ma facciamo, andiamo a giocare e andiamo ovviamente a vincere. Gremmaio, tanta roba, signori, tanta roba, e non so, però non mi è piaciuto tanto, però, contro questo, contro il Blue Eyes Chaos Max, insomma, cioè per carità, quel che ci interessa, cioè le combo si sono viste, senza alcun problema, però Dragone, ecco, andiamo a metterci contro Dragone, che è addirittura un mazzo che non possiamo utilizzare nel Master Duel, no? Partiamo anche per secondo, in modo che vada a evocare anche dragoni multipli, perché no? Non è un mazzo che noi possiamo utilizzare all'interno del Master Duel, e quello benissimo. Però, ecco, voglio farlo apposta, proprio per far vedere che ce la riusciamo a cavare anche contro il dragone che qui non mi è andato ad evocare. Vabbè, insomma, sarà per la prossima volta. Ci utilizza, giustamente. Ok, colpo solenne. Mannaggia, siamo anche sfigati che ci va a mandare al cimitero Bigfoot. Ok, riusciamo ad evocare Nessie, evocazione di Nessie, Thunderbird, benissimo. Mando al cimitero Gremmaio, non c'è il minimo problema. Peschiamo, mettiamo un altro Nessie. Vedete la potenza dei Danger qual è, signori? Tanta roba, ragazzi. Mamma mia, che vi fa pescare. In più, comunque, vi fa mettere dei bigoni sul terreno. Ma tanta roba, signori. Dei big up che sono incredibili. A questo punto, io utilizzerei la Giora dei Desideri per mandare 10 e prendere 2. Vediamo anche Orochi, signori. Vedete la bellezza del Gremmaio, che comunque violentemente a valanga vi mette sul terreno sto mondo e quell'altro. Vediamo se facciamo l'unplane, sarebbe piaciuto far l'unplane. Vediamo che cosa aveva, anche in permanenza infinita, troppa roba, signori. E a questo punto, vedete, anche se non avete il Gremmaio, comunque riuscite ad attaccare e a far secco l'avversario. Però non era partito bene qui, però, signori, può succedere. Anzi, un altro punto di forza del mazzo è anche questo, che voi dovete considerare che molti mazzi contro cui siete
non partiranno bene per primi, saranno costretti comunque a partire per primi, però non partiranno in maniera eclatante, dovrete, e voi però con tutti i mostri che avete è un macello, perché comunque il vostro secondo turno molte volte è un panico, ecco, ora le cose cominciano a diventare interessanti, si va a mettere sul terreno dragone nero occhi rossi. Se qualcuno non lo conosce, lo so che tu giochi principalmente a Master Duel e lui è bannato, quindi ancora non l'hai mai sentito nominare. Questa è una delle carte più forti del gioco, si può utilizzare nel cartaceo e con il suo effetto non può essere distrutto dagli effetti delle carte. Nessun giocatore lo può scegliere come bersaglio. Durante la main phase può distruggere un mostro controllato dall'avversario ed infliggere all'avversario danno pari all'attacco di quel mostro. Può utilizzare questo effetto una volta per turno e una volta per turno come effetto rapido nel turno di qualsiasi giocatore può scartare una carta, annullare l'attivazione di una qualsiasi carta e se lo fa distruggere quella carta. Come vedi è un macello, signori, qualsiasi altro mazzo. Drytron gli va a bloccare lo starter e chi altro? Lirilusk gli va a bloccare lo starter, pensiamo a Keras, pensiamo a Nerval, qui invece senza alcun problema, ma senza problemi, via. Kaiju sul terreno dell'avversario, ragazzi, e volendo potremmo anche fare, madonna quanto è forte il mostro resuscitato, ma quanto è forte. Benissimo, senza veramente alcun problema, via. Potremmo invocare anche Mangiatore di Milioni, ce lo va a negare tramite, ok. E allora possiamo utilizzare Nessie, ok, effetto di Nessie, anche lei è bellissima, perché comunque se viene mandato dal cimitero ci permette di aggiungere Bigfoot o comunque un qualsiasi altro mostro danger, il cui effetto possiamo comunque utilizzare, ci ha mandato dal cimitero, quindi nessun problema. A questo punto facciamo entrare Mangiatore di Milioni, proprio perché ci piace, perché la cosa bella del mazzo, ok, io predico sempre il saper aspettare e l'essere comunque all'interno di una strategia, e questo è chiaro, ma una bellezza incredibile del nostro bellissimo mazzo Granmaio è che potete andare molto molto violentemente in questa situazione, ovviamente, cioè questa situazione può richiederlo benissimo, possiamo andare a giocare in maniera molto veemente perché siamo completamente i padroni del terreno, abbiamo un mostro che non può essere, che è indistruttibile, che non può essere xizzato, sincrato, eccetera eccetera, ma soprattutto abbiamo il nostro amico Dragoon di cui possiamo utilizzare l'effetto, possiamo utilizzare, no, Gizmo e Kurosh non lo utilizzo adesso, ci devo mettere Almirash, effetto di Olion, utilizzo dragone, nego l'attivazione, negato, vediamo che cosa fa l'avversario, Battleface che non può fare, main phase 2, main phase, abbiamo vinto signori, ok dai ragazzi, benissimo, prendiamo anche, facciamo l'ampline, dai, siamo il nostro amico Granmaio che ha 9002, chiamo ovviamente con dragone per forzare l'effetto di Almirash, vediamo se ce lo fa attaccare, no, ce lo fa anche attaccare e finisce lui. E beh, tanta roba, un'altra partita, vogliamo fare un'altra partita, ma giusto per provarlo, così poi coloro che non sono magari nel gruppo dei campioni over hanno comunque la pistola abbastanza carica in mano, va bene, dai, vediamo contro chi possiamo fare, benissimo, Clifford potrebbe essere interessante, ma andare contro lo Sky Striker, che è un mazzo che anche nel Master Duel sta dando tante tante issue, e voglio iniziare per secondo, in modo che lui possa andare comporre bene il suo terreno super bello, mega, iper consistente. Vediamo quello che va a succedere. Allora, lui ci va a mettere. La cosa bellissima di questo simulatore, signori, è che a parte i temi, a parte la grafica, che sotto certi punti di vista è anche meglio di Master Duel. Ecco, ho detto una stronzata e quindi le luci mi hanno contraddetto. Però, signori, sono completamente d'accordo con quello che sto dicendo. Utilizzate sempre Gizmo e Kurosh, signori, mi raccomando. Prima che l'avversario finisca il suo turno. Perché? Adesso vi spiego di più. Perché lui ha due bellissimi effetti. Può rientrare quando vogliamo bannando 8 carte, ma soprattutto non nel turno in cui abbiamo utilizzato l'effetto di entrata speciale sul terreno, può andare a bannare 3 carte dall'extra deck e andare a distruggere un mostro sul terreno dell'avversario. In questo caso io non andrei a utilizzare l'effetto, andiamo a utilizzare subito il Bigfoot, benissimo, che può entrare perché l'avversario non ci ha cecchinato la carta giusta. Potrei utilizzare anche Gamesiel per andare, però insomma, aspettiamo ancora effetto di Bigfoot, vediamo chi ci scarta. Che lusso, signori, veramente un grandissimo lusso, guardate quanta roba, ragazzi, Fulmine Tempesta che in questo momento neanche ci va a servire, quindi benissimo, mamma mia ragazzi, che lusso incredibile, quando è così, signori, siete proprio in una botte di ferro. Prima non mettevo tanti danger, adesso però li metto in una maniera veramente incredibile perché sono molto forti, perché riescono ad entrare sul terreno, poi l'avversario difficilmente può negarli, tanti utilizzano le Ash sbagliatamente perché loro sì possono essere negati ma possiamo riutilizzarli quando vogliamo perché non sono once per turn. Ma soprattutto, signori, cioè, entrano sul terreno che è qualcosa di veramente spietato, che poi a fine turno, signori, è un panico, ragazzi, è un panico.
Gramaio, signori, è figo, è molto molto figo. Ora, possiamo partire anche per... No, partiamo per primi questa volta, perché Sky Striker utilizza molte carte, come per esempio Afterburner, carte come multiruolo, tanta roba le va a utilizzare, si trova mai ad utilizzarlo di secondo turno, quindi andiamo a vedere quello che va a succedere. Non utilizzate mai con troppa leggerezza Orochi, o meglio, anche se va al cimitero non c'è il minimo problema. Ecco, quindi siamo stati un po' sfortunati con il nostro Bigfoot, però ok. Vedete, ecco, in questo caso, signori, se noi avessimo evocato Orochi non l'avremmo avuto in mano. In questo modo lui è andato al cimitero, perché Danger l'ha mandato al cimitero, tramite l'effetto di Nessie è stato mandato al cimitero, ok. Però dal cimitero noi possiamo comunque utilizzarlo, quindi, signori, non c'è il minimo problema. Adesso potremmo utilizzare... No, possiamo passare in questo modo. Ecco, sì, continuo a dirlo. Ovviamente dovete sempre partire per secondi, signori, perché il nostro mazzo, l'avete visto, il Gremmaio, se parti per secondo, il 90% delle volte hai vinto, si potrebbe dire. Poi specialmente su Master Duel, dove non ci sono tutti questi craft carini che invece hanno a disposizione i mazzi che noi abbiamo qui. È un qualcosa di veramente abnorme. Se iniziate per primi, comunque... Non parliamo di mazzi come per esempio l'ingranaggio antico, che veramente setta e passa. Però potrebbero esserci, insomma, alcune issue, qualche roba strana. Comunque, come vedi in questo caso, come hai visto anche dalle altre partite che abbiamo fatto, andiamo molto molto bene, signori. Ora, a meno che non sia la forza riflessa, quella dell'avversario, andiamo a vedere che cosa. Ok, non c'è assolutamente niente, possiamo comunque attaccare. Ciò che ci salva, signori, è che noi possiamo far entrare specialmente tanto, 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 tanto. E quelli che entrano specialmente sono tante volte dei livelli 8, e quindi hanno un attacco molto aumentato e fanno tantissimo male all'avversario. Vediamo un po', ho capito, però un afterburner, un qualcosa, mi passa in end? Allora no, signori, no, io ora mi arrendo per andare a fare la terza partita, lo ricomincio per primo, perché voglio vedere Sky Striker al massimo dei livelli, cioè guarda a che punto dobbiamo arrivare, a costringere gli avversari a giocare bene, cioè ma pensa a te, ma fino a che punto siamo, eh? Allora, io in questo caso ho anche una mano che non va benissimo, è benissimo, ho una mano con cui... Qui setto e passo conta, vediamo, mangiatore di milioni, ok, bene. Ora faccio entrare anche il mio bel mangiatore di milioni andando a bannare tutto l'extra deck, in modo che se c'è Afterburner me lo distruggi subito. Cioè, ma guarda fino a che punto dobbiamo stare... Uno vince troppo e deve sperare di perdere. Ma signori, siamo messi male. Non utilizzate mai di primo turno Gremmaio, ovviamente. Lo so che molti potrebbero pensare, sì, ma in questo modo l'avversario mi vede che io ho il mostro forte e quindi si intimorisce, setto e passa, ok, guarda. Preferisco più che tu mi metti il Gremmaio, come già è successo tra l'altro, in posizione di difesa, in modo che l'avversario pensa, vabbè, ma quello sarà uno scricciolo, quindi magari non riesco a distruggere gli altri, ma posso attaccare il defense mode monster, e quindi si va a OTK-pare da solo praticamente. Però non mettetelo mai in posizione di attacco, specialmente contro mazzi di questa portata come Sky Striker, perché poi è un casino, poi vi utilizza multiruolo, vi utilizza Afterburner, e quindi veramente potrebbe essere molto deleterio per voi. Andiamo a pescare, quindi benissimo. Ok, la messa comincia ad avviarsi alla fine. Allora, io utilizzo già la dei desideri. Oh, finalmente ci ha utilizzato Twin Twister. Ok, no, non so nemmeno quello che è successo, però bene. Dovete andare subito a togliere il mostro quando siete contro Sky Striker dal terreno in questo modo. Non me la voglio rischiare con Bigfoot, quindi avvoco per prima cosa il mio amico Gremmaio, che qui penso tocca veramente il massimo. Sta con 14.000, meglio qualcosa. Incredibile. Peschiamo anche Spear Mode, quindi ok, non abbiamo più extra deck, ma non conta niente. Qui, signori, qui si vede l'essenza proprio di questo piccolo signorino, qui si vede la sua bellissima essenza, perché 14.000, può attaccare un mosso, anche se avesse 5.000 noi vinceremmo, vi dico semplicemente questo, con un colpo da 18.000, insomma, andiamo a vincere. Tanta roba Gremmaio, e ti fa sentire veramente pieno, ti fa sentire veramente orgoglioso, è veramente un super mazzo che a me personalmente piace tanto, tanto e tanto. Lo vedrete presto anche sul Master Duel, per il momento voi sapete benissimo che noi utilizziamo, ovviamente oltre al Master Duel, di cui vedete tanti contenuti, anche questo bellissimo simulatore, Yu-Gi-Oh! Omega, e lo utilizzo per un semplice motivo, perché su Master Duel... perlomeno coloro che fanno le cose in modo legale, in modo lecito, hanno un numero limitato di gemme, di essenze, bla bla bla, e quindi abbiamo un numero limitato di mazzi che possiamo comporre, ok?
se non vuoi avere limiti di carte, eccetera, eccetera, ci sono altri simulatori come EdoPro, ma soprattutto come Yu-Gi-Oh! Omega, che è questo che noi stiamo utilizzando. Ovviamente non ti sto dicendo non giocare a Master Duel, ma gioca a Yu-Gi-Oh! Omega, anche perché sarei un folle. Master Duel è un gioco bellissimo e costruito e strutturato in maniera che è impossibile abbandonarlo. Però ecco, cerca di bilanciare. Quando vuoi provare dei mazzi che magari su Master Duel non hai la possibilità di costruire perché stai a 0 gemme, 0 essenze ultra, eccetera, eccetera, c'è anche la possibilità di utilizzare questo bellissimo gioco. Comunque, per tutte le informazioni, signori, iscriveteci sul gruppo dei Campioni Over, il nostro gruppo di supporto e consulenza in cui entrano i patroni. Se vuoi supportare il canale, se vuoi supportare chi ti supporta, noi abbiamo questa bellissima possibilità. Guardate sotto in descrizione e potrete entrare nel nostro gruppo dei Campioni Over diventando dei donatori, e lì avrete, a seconda del tier che scegliete, diverse opzioni, tra cui un allenatore dedicato, la possibilità di farvi arrivare a casa delle carte, dei box, insomma, tanta 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 bellissima roba. Poi siamo anche un team, signori, quindi se qualcuno abbiamo, insomma, qualche volta abbiamo qualche mazzo che possiamo dare, e quindi se vuoi supportare il canale, noi ti possiamo inviare qualche mazzo cartaceo per farti ricominciare a giocare a Yu-Gi-Oh! In modo che tu supporti noi, e tra l'altro hai anche come regalo il bellissimo mazzo, quindi è veramente un qualcosa di incredibile. Però signori, poi guardate sotto in descrizione per qualsiasi cosa, andate, interfacciatevi con i nostri compagni di team, ma soprattutto signori, giocate Grammaio. Grammaio è veramente un qualcosa di incredibile, è uno dei mazzi che, specialmente con ciò che abbiamo all'interno di Master Duel, cioè possiamo giocarlo con Maxi, con... c'è Vacuità della Vanità, possiamo mettere... i tre ricastri goblin che non cambiano nulla, perché avete visto Grammaio va avanti a botte di 15-20.000. Signori, ci vediamo la prossima volta. Non voglio dare troppo la pistola carica a tutti, scriveteci per le varie liste, ma signori, rimaniamo internos, perché altrimenti si cominciano a girare solamente Grammaio, poi dicono che è colpa nostra, così come è successo con Antometa, che tutti ci imputano di aver diffuso quel mazzo. Ma la... stay over, stay over, stay over a tutti. Ci vediamo la prossima volta. Iscriviti, clicca sulla campanellina, ma soprattutto fatti una macchina fotografica che non abbia i problemi di questa che si scarica dopo 5 minuti.